Ed eccoci, ragazzuoli. Mamma Mario mia. Kart. Pensavi dicessi Mario Kart. T'ho fregato. È vero. No, vabbè, comunque confusissimo. Siamo con Tube e Blazzi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzi, bentornati. Nuovo video e, come saprete, stessa storia. Stessa storia, non è detto. Però ma io non capisco, aspetta. Facciamo subito una cosa. C'è più difficile e che dite, vogliamo fare 48 corse questa volta? Beh, non sarebbe male, per un video da 8 minuti è il top. Vediamo chi riesce. Cioè, allora, il vero vincitore sarà chi molla per ultimo. Esattamente. Allora ragazzi, io direi che possiamo andare in questo modo e vediamo un attimino che succede, vai. Ma che cosa hai messo? Sfida squadre. Che ho messo? Sfida bro. Squadre. Bro, ma che vuol dire oggetti normali? Ok, tutti i veicoli, quattro corse. No, bro, è tutto normalissimo. Ma ho che vuol dire squadre? Ho messo squadre, perché, bro? Ma hai messo squadre? No, non l'ho fatto apposta, quanto mai? Ma quali sono le squadre? Ma hai sbagliato oppure stai a fare davvero? No, vabbè, avevo questa idea. No, non ci credo. Vabbè, ah, ma Blazian è capitato nella squadra blu. Non ci credo, io devo giocare perché, con però, Jota. No, non ci credo. Blazian, ma scusami, sei capitato nella squadra sbagliata. Ah, ma è vero, perché mi sa che l'ha settate lui le squadre. No. Non sono randomiche. No, sono partito male. Allora, Blazian, ma scusami. Mi devi fare un favore. Bro, ma io non ti posso fare favori. No, guarda. Dai, bro, ma Gianfra, ma scusami, è per sbaglio. Non l'ho capito che stavi tu nella squadra sbagliata, perdonami. Non ci credo. Mannaggia la madosca. Vabbè, Gianfra, comunque devi dimostrare di essere veramente più forte come dici, perché se no vuol dire che non è vero. Se no stai mentendo, sei squadra blu. Dimostra, vabbè, i botti. No, Gianfra. Scusate. Dimostrerò a tutti che anche con i bot. Ma tu guarda che io c'ho Joseph davanti e non lo posso manco colpire. Guarda, oh, guscio blu mi piglio, no! Vai, Mitro, vai! Non vorrei essere nei tuoi panni, te lo giuro. Cioè, giocare con Joseph immagino sia proprio, guarda, una delle peggiori esperienze. No, ma è debilitante, bro. Cioè, ma come che stai a dire? Mirko, ma tu sei in squadra con me, ma scusami. Ah, sì? Cioè, quello parla come se stessimo contro. Bro, tu mi dovresti supportare. Allora, adesso vedi che cosa faccio io? Che fai? Io adesso freno, arrivo ultimo e così la nostra squadra perde punti. No, Mirko. No, Gianfra, che dai. E poi, tra l'altro, tu non parlare male dei bot che mo sono i tuoi migliori amici. Esatto, mo ti puoi alleare solo con loro, Gianfra. Già iniziato a dire bot di me, bot così, bot così. No, però ci li ha pure come nemici i bot, Ah, vabbè, questo sì, però nel frattempo sono i suoi unici alleati. Cioè, io sto quarto, ma non capisco che caspita ci sta davanti a me. Vabbè, ci siete voi due e ok. Ma po'. Gianfra, però qua è l'occasione tua, di dimostrare quanto vali. Se perdi malamente, poi tutti quanti vedranno che praticamente da solo alla fine riesci a fare poco. Siccome voi due valete sempre, determinate scorciatoie, prendile solo quando hai imparato a giocare. Scusa. Attenzione, forse arrivo prima. Ma perché il guscio blu acchiappa a me? È andato da Gianfranco perché l'ha lanciato uno rosso. L'ha lanciato uno rosso, dai. Sì. Mamma mia, che vittoria. Ma la cosa bellissima, sapete qual è? È che stavamo io e Luigi della mia squadra sempre davanti. Ha acchiappato tutti e due. Buono. Gianfranco, però sei terzo. Bravo, complimenti. Che poi c'è da dire che ti ricordi però qual è l'inghippo qua? Vabbè, abbiamo fatto più punti. Però l'inghippo qua è che se tutti quelli della squadra blu, i bot, giocano bene, noi perdiamo comunque, Mirko. Quindi sì, perché se noi arriviamo davanti, ma i rossi fanno cacare, ovviamente arriviamo. Lo so, ma a quanto pare non hanno fatto cacare. Oh, Gianfra, ma ti manca qualcosa in testa? Gianfra, ma vedo che manca qualcosa di scintillante. Che mi dici? Questo comunque devo dire, ragazzi, è uno sgambetto parecchio infamante da parte di Joseph, Vabbè, cioè mettere Blazzi da solo in una squadra sarebbe stato forse più divertente se io mi fossi messo da solo. Ma non ti preoccupare, io c'ho già le prossime volte, faremo a turno, quindi vedremo chi da solo la vedremo proprio questa cosa, guarda.
Gianfranco, perché già sta dicendo non gioco più. Hashtag cacasotto. No, niente hashtag cacasotto. Hashtag Joseph cacasotto. Ma no. Ma come ti permetti, Gianfra? La prossima volta la prossima volta cambieremo le squadre, no? Io non voglio stare in squadra con nessuno, ho detto onestamente. E invece se proprio devo scegliere, di certo non sceglierei te, Giuseppe. Quando mai? Non avevo dubbi. Che poi la cosa bella è che molti dicono: però trattate meglio Joseph. Raga, ma ma mica tanto. Ma voi avete visto come ci tratta lui? Come le pezze ci tratta? No, Gianfra, non come è le vero. Pezze io gli vero. Stracci proprio. Gianfra, io sono quello. Dici Mirko. No, dico, quello che volevo dire è che, regà, noi ovviamente lo facciamo per ridere e per scherzare. So che magari ci sono i più piccolini che questa cosa non la capiscono, ma il fatto che noi ci prendiamo in giro, facciamo cose tra di noi, è culo Gianfra! No! Capito, perché... mentre stava di proprio la cosa importante... Ma no, due gusci rossi mi ha tirato! No, uno solo, che due, non esagerare. Mannaggia, proprio quando stavo qui. Ma ancora, Gianfranco! Ma non so io, vengono da dietro. Ma chi è? Gianfra, sei proprio un bugiardo, veramente. Con te non si può giocare più. Sei un bugiardo. Ma ragazzi! Ma Gianfra! Non so. Allora, gli ultimi due ero io. Gianfranco, gli ultimi due ero io, perché ti ho visto, mi hai passato tu. Allora, gli ultimi due ero io e lo ammetto, però gli altri no. Ah, però hai mentito, perché fino a mo dicevi no, non so niente, boh, ma chi è, non sono stato io, mo c'hai cambiato idea. No, Gianfra esplode, no, è nata a voto, no, però. Wow, Gianfra è sempre per te, ti è magnito cuscio blu. Mamma mia, ragazzi, vi ho surclassato, addio. Guarda dove sto. Voi dovete ancora finire. Gli sono arrivati più gusci rossi a Mirko. Ma incredibile. Regà, no, Mirko! Bro, ma mi ha con Gianfranco! Ma mi ha tartassato! Mi ha tartassato, Giuseppe! Ma guarda, vediamo la squadra blu ci supera! No, è impossibile. No, boh, c'avevo sta paura, ho detto, mamma mia. Perché vedevo un sacco di blu che l'hanno vinta la Ma la tu sfida. Metterai tutti i gameplay a schermo? Sì, tutti i gameplay a schermo, quindi allora, tutti possono vedere tutto. Tornate indietro e contate quanti gusci rossi mi sono arrivati e scrivetemelo sotto nei commenti, perché io ho perso il conto. Gianfranco me ne avrà tirati 18 da solo. No, te avrò acchiappato solo con due gusci, mi sa. Che poi, sai quella cosa bella? Mi hai acchiappato coi gusci rossi quando ne avevo quando tre verdi. Sì. Cioè, Gianfranco, comunque sei pure un po' bugiardo, sinceramente. Sì, ma intanto Joseph che se ne va da solo avanti, cioè. È normale. Certo. Non supporta nemmeno l'amico, cioè, guarda. È normale. Io sto davanti, l'amico come lo supporta? È più forte. Sono più forte. Ah, l'ha detto alla missione finalmente. Giuseppe, forse mai che ci credi, no? Scandaloso. Comunque questa pista non usciva bene o male da un paio d'anni, secondo me. Guarda che sto combinando io, va. No! Gianfranco proprio un uomo distrutto. Sto combinando, va. Chi è questo? Guarda che sto combinando io. Proprio scoraggiatissimo. Gianfra, ma posso fare qualcosa Gianfra, per non te? Non devi buttare giù. Non devi mollare, sei un guerriero. Giuseppe, mi lasci qualche gettone? Gianfranco, non devi mollare. Bravo, tra l'altro, Giuseppe, perché non lasci i gusci verdi all'indietro, eh? Bravo. No, l'ho fatto. Perché t'ho preso? Sì. No, però, sai, fortuna che mi sono scansato, perché... Scusa. Come voglio, non mi pigliate più, eh? Vediamo. No, Mirko, ma chi me l'ha mandato questo? Tu? Io. Ma come ha fatto a prendermi? Non mi fa sbattere dovunque, gioco di me. Il bot di me, gioco di me. Però Gianfranco non pensa che c'ha delle mani di me. No! No, scusami! È per capire. Ma pensa a giocare. Per capire se effettivamente sono le mani oppure è il gioco, poi. Per fare uno studio... Cioè, devo distruggere tutti i bot, li devo distruggere comunque. Gianfra, ma nel frattempo che posizione sei, per capire un attimo? Sto risalendo. Sì, ma Gianfra ha detto stai risalendo, stai scendendo. Ho detto in che posizione sei. Non ti preoccupare, sto risalendo. Ti basta sapere. Gianfra è tipo decimo più o meno. Non lo so, potrei controllarlo, ma... Ragazzi, lui, ma... Lui, leva da Nance. Wow! Gianfranco completamente fuori gioco ormai.
Cioè, vedi, Gianfra, quando io ti voglio far sta con i bot che sono i tuoi veri amici qua su Mario Kart. Ma che veri amici che sta. Cioè, che sta. Stiamo costantemente solo io e Luigi qua davanti. Guarda Giuseppe che cambia strada. State, Gianfra, non stai davanti, stai dietro. Sei confuso. Mamma mia, ti prego, dammi fungo. No. Mamma mia, voglio. Quando mi prendete più? Ma non so se mi sono svegliato così, se è il setup. Ragazzi, tutto primo, sempre tutto no, primo. No, albero di me! Mi sembra di averla già sentita questa. Cavola! Buono! Buono! Guarda tutti sti rossi con noi, guarda, sono tutti quanti sotto. Vediamo. Ma... attenzione. Ma ti sei divertito, Giuseppe, in questo episodio? Spero di sì. Ma magari non è finita ancora, ti manca altro. Ti sei divertito con le caramelline? Quali caramelline? Dai. Gli abbiamo dato le caramelline al bimbo, il giocattolino al bambino, gli abbiamo dato. Ah, sei un bambino, Giuseppe! Ma questo è matto, questo offende. Ma lo sai, certo, Andrò, fa bene, perché tu è... Sotto. Ma scusa, ma da che parte stai pure tu, Mirko? Ma questo è matto. Bro, io sono team rosso, anche se fuori. Non è un colore che mi piace. Ma un team blu dentro. Nel cuore team blu, Mirko. Ma sempre team blu nel cuore, sì. Meglio nel cuore che altrove, Giuseppe. Sempre per avere le idee chiare, capi? Meglio specificare. Vai, Giuseppe, bene queste cose. Giuseppe, siamo nel 2022, 15 anni che giochi a Mario Kart. Ancora le partenze non sai fare, ma te la metti la maschera o no? Cioè, finemmo, no? Sono partito sempre bene. Nel frattempo, ti ho già superato. Ti è? Vabbè. No, scusa. Eccomi qua, superato di nuovo. Te, guarda come caspito corre. Ma da chi l'hai copiato quel setup? Ma è assurdo. Oh mamma, no! Vabbè. Scusa Giuseppe, dovevo farlo, bro. Non Mirko, esiste. Ma perché? Bro, ma perché non esiste? Noi. Bro, non esiste! Non esiste, io e te alleati non esisterà né mai. Va bene, tu fai così. Nonostante allora Gianfranco mi ha fatto arrabbiare in passato, io purtroppo non posso voltargli le spalle. Ma tu guarda veramente che io fai. Ho appena lanciato un guscio rosso all'indietro, Ma giusto come? Per fartelo sapere. Buono! Ma perché scusa, non sei? Sei secondo? Ero secondo, no, che non è però secondo. Poi Giuseppe, io pensavo di aver acchiappato Giuseppe. Oh ragazzi, sto facendo una corsa incredibile, raga, ma che c***o sta succedendo? Sì, vabbò. O ti vengo a pia subito, non ti preoccupare, sto arrivando. Vieni. Occhio le banane per terra, bro, che so che ti piacciono tanto. No! Sto deconcentrando, devo mantenere la concentrazione. Mannaggia, mi sei sto a fare delle cose proprio bruttissime. Ho mollato, stavo in streak. Vai. Lampo giallo guscio della foglia. Blu. Ah, è per sì? Mirko? Eh sì, è per addirittura me. Per Mirko? Vabbè, non male. Visto che lui non sta con me, allora io non voglio stare con lui. Mannaia. No, ho sbagliato, ma che faccio? Buono! Mirko, guarda che sto arrivando. Vieni. E tappio bordo. Ma guarda te. Leva sta roba, ma che mi serve? Vado! Ma la banana perché non la mette? No, ma questo è infame proprio. Ciao Giuseppe, mangia Luca, Giuseppe. Ma guarda noi che fine abbiamo fatto alla fine dei polli. Siamo nella stessa squadra, stavamo a competere e lui perché arrivava prima. Ma tu ti rendi come non sei mai visto in un gioco di squadra così. Comunque ho vinto io. Non importa Giuseppe. Guarda i blu che caspito hanno fatto. Cacare, fate cacare. Ma io questo volevo sentire un Blasi un po' sclerante, mettiamola così. Gianfra, allora, mannaggia, miseria, tu che mi dici, diciamo, di questa sfida che noi abbiamo fatto? Ah, non c'è nemmeno la Kidu che batte le mani se sei nell'altra squadra. Scusami, io devo fare pure una cosa, guarda, cioè, allora, devo fare una cosa. No, Gianfra, non fare niente. Allora. Bella questa coppa dorata, comunque, devo dire la verità, bella coppa. Allora, secondo me i miei bot comunque. Ma guarda, pessimo, proprio pessimo. Basta, si sta calcolando quando hanno fatto i bot. Non voglio parlare più. Ah, perché? Perché si è calcolato che effettivamente sono chiavi. I bot gli hanno fatto che casi, esatto. Vabbè, Gianfra, però anche tu, diciamo, non è che abbia fatto una prestazione poi. No, che non vi se non vi, non vi foste uniti, ma soprattutto se non avessi avuto Mirko in squadra, avresti perso. Ma quando mai? Ma chi te lo dice? Scusami.
Vabbè, Gianfra, allora, la prossima volta pia i punti ci di prenotiamo. Mirko, mettili nella mia squadra. Pia i punti di qualcuno della mia un bot. Mettili nella tua e vediamo. Ma che c'entra? Ma che sono sti paragoni? Vabbè, basta saper accettare la sconfitta a volte, Gianfra. Vabbè, ragazzi, che dire? Aspetta, prossimo episodio, Giuseppe. Io e da Blasi solo? In squadra, tu da solo, e devi dimostrare di riuscire a vincere anche da solo. Vai, io vediamo. Ci metterò tutto me stesso, ci proverò, vabbè. Vai, vai, vabbè, non ce la farei mai. Sto approvato. Ragazzuoli, un bacione a voi, lasciate un like, visitate i canali dei ragazzuoli. Alla prossima, ciao. Ciao.